Tire Tuning, ancora qui in diretta. Vi presenta Alessandro. Alessandro, che tu ci presenti che macchina? La mia ex Opel Tigra Lady Grey. Ok, allora, signori e signori, ecco voi Lady Grey. Quali sono le modifiche che hai fatto su questo veicolo? Oddio, più che modifiche, quello che è rimasto originale. Ok. Niente. Niente. Va bene, ma che cosa abbiamo messo? Io vedo minigonne, tutta quanta resinata. Appendici aerodinamiche, prese d'aria resinate sulle lamiere, sul cofano originale, vertical doors per l'Opel Tigra, eliminazione dei sedili, impianti stereo. Insomma, cosa hai messo nell'impianto stereo? Negli impianti stereo ho 8 casse da 20 e 6 trombe. Orpo. Per il davanti. Ancora sono in un eterno work in progress per il dietro. Ho capito. Ma ascolta un secondo, senti, per quale motivo l'hai chiamata Lady Grey? Lady Grey perché, cioè, ha una storia lunga il nome, perché prima aveva un altro nome, si chiamava Lady T, però visto che in internet me l'hanno copiato, non essendo stata la prima a essere chiamata Lady T, non volevo una rivale e quindi gli ho cambiato il nome. Ok, e quindi Lady Grey, Grey deriva, cioè in inglese grigio, Lady Grigia. Ok, Lady Grigia. E i tigrotti ovviamente sono perché... Esatto, la scena. Ok, ma senti, quindi tu sei da tanto tempo che segui il tuning? Io seguo il tuning da quando ero piccolo, però sono 2 anni che giro con la mia macchina. Ho capito. E quindi tu segui, vai in giro per i raduni? Sì, cerco di fare quelli dove posso arrivare, anche perché fermandomi con una macchina così, capisci che... Infatti, ma ascolta, dimmi una cosa, cosa ne pensi del tuning in Italia in questo momento? Facciamo un po' di polemica, facciamo un po' di cacciara, raccontiamo che siamo incazzati. Beh, noi siamo molto incazzati, perché tutte le volte, ripeto, tutte le volte che ci fermano, ci creano problemi che alla fine non esistono, perché forte non andiamo, come prima cosa, anche perché con paraurti del genere non si può andare forte. Non si può correre. Non si può correre assolutamente, anzi, dobbiamo stare attenti noi alle strade. Esatto. Che non quindi, siano buche. Ci sono buche, dossi, avvallamenti, le strade sono impercorribili con queste macchine. Ok. E niente, l'unica cosa sono queste giornate che ci concedono una volta ogni tanto per poter tirar fuori queste macchine. Ok. E senti, tu per quale motivo hai fatto la tua macchina così? Perché la macchina rispecchia lo stato di una persona, rispecchia la personalità di una persona. La macchina aggressiva rispecchia la personalità aggressiva di una persona. La macchina soft rispecchia la personalità soft. Ok, la tua macchina è aggressiva o soft? Molto, molto aggressiva. Ok, va bene Ale, grazie mille. Grazie a voi. Ragazzi, a tra poco.